Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente è arrivato il pacco della Insta360, vedete qua. Quindi adesso faccio un video velocissimo dove lo apriamo assieme, vediamo un po' cosa c'è dentro. Ho preso non solo la telecamera ma anche degli accessori, quindi vediamo tutto. Cambio la posizione e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Eccoci qua, siamo prontissimi ad aprire il pacco. Top. Bene, allora, siamo di qua. Mamma mia raga, e porca vacca, eccolo. L'attacco l'hanno incollato. Ok, eccoci qua. Come vi dicevo prima, non ho preso solo la action cam ma anche degli accessori, quindi vediamo che ci sia tutto. Allora, vediamo qua. Oh, eccola qui. Tracchete. Eccolo qua. Gli accessori. Eccolo qua. Però vediamo una cosa. Allora, apriamo qua. Però devo ancora capirci bene. Allora, apriamo. È piccolissima. Maria. Think big però. Top, mi piace. Ok, vediamo un po' qua. Questo dovrebbe essere. Ah, è dietro attaccata al magnete. Ok. Sì, tra l'altro il magnete tiene perché posso confermarlo. Ok, tiene il magnete. Subito, bravissimo, spaccato. Speriamo di no. Ok. Così vedete, la mettiamo subito alla prova. Ok. Ah, guardalo qua. Adesso non so se sapete come funziona Insta360, ma anche questa vibra. Stai calmo, ok. Comunque non so se sapete come funziona, ma è tutto molto magnetico, nel senso che lei non ha supporti, se non qua ha una cosa che si attacca ad un magnete. È tutto magnetico. Cioè ho questo ciondolo qua che posso metterlo al collo, ok? Sotto la maglia e poi tac. Questa sta qua, sopra la maglia ovviamente. Quindi questo è uno. Va bene. Mettiamo un po' da parte. Qua ci sono tutte le istruzioni per come accenderla, fare cose varie. Ecco, vedete, qua c'è la cosa di cui vi parlavo prima, questo ciondolo magnetico. Voilà. Poi qua penso ci sia la guida, c'è scritto, ma ovviamente noi non la guardiamo perché facciamo tutto a caso, non è che mettevo la guida. Eccola qui. Allora, partiamo da questa. Questa dovrebbe essere la sua custodia, eccola qua, dove lei si ricarica anche. Press to connect. Ok, eccola qui. Molto piccola, molto easy. E qua lei si ricarica anche, quindi se la metto qui, vediamo un po'. Tac. Voilà. E se clicco qua, questo qua rosso inizia a registrare. In più qua dietro mi hanno detto, eccoli qua, che ci sono tipo due piedistalli che si aprono così. E quindi io posso semplicemente, se devo registrarmi o farmi un video, me la metto qua. Vabbè, qua comunque si vede meglio. Ok. E tracchete, così mi filmo. E va bene. Quindi questo lo chiudiamo, va bene, questo è uno. Poi, cioè, questa qua che è una clip, che questa roba qua, in pratica la posso, tra virgolette, pinzare dove voglio. Vedete che qua questo coso qua che morde un po' e gliela posso mettere dentro. Nelle immagini, nelle pubblicità facevano vedere che l'attaccavano i cappelli, proprio i cappelli che devo mettere in testa. Io la metto qua, no, forse da così, voilà, e via. Fatta così questa clip qua, perché si chiama proprio clip, non è una cosa che mi sono inventato. Seguite i video di Alberto Nasca, lui quando gira in macchina ce l'ha attaccato al casco, sulla visiera se non sbaglio. E va bene, anche questo. Poi qua abbiamo il supporto, mi pare che si chiami tipo pivot, una roba del genere, che anche questo lo vado ad attaccare qui.
Questa è la cosa che mi preoccupa un po' di più di tutti, ed è il motivo anche per cui ho scelto di prendere gli accessori che vi faccio vedere dopo, perché in teoria questa roba qua ha un supporto, vedete questa roba qua, che si attacca dappertutto. Ora, siccome non l'ho pagata poco, cioè relativamente poco, non mi va, no, che capito, uno l'attacca da qualche parte e poi si stacca, però dicono che questa roba qua si attacca dappertutto. Ora io voglio capire un po' come funziona. Forse c'è qualche parte, non ho ben capito. Comunque sta roba qua si dovrebbe attaccare un po' dappertutto. Ok, c'è questa patina qua sotto, voilà. Ok, tolgo questa pellicola. E sta roba dovrebbe attaccarsi dappertutto. Quindi un po'. Ok, sta. No raga, sta. Sta, ve lo assicuro. Ok. Vabbè, vediamo di non fare danni subito, quindi poi la proveremo. Avremo un modo di utilizzarla, ecco. Vediamo un po' questo come si mette, forse da così. Sì, forse da così. Ok. Voilà, e poi quindi questo, vedete, io lo giro così come voglio. Vedete che questo coso qua si ruota così, quindi posso metterlo un po' come mi pare. E va bene. Adesso forse mi stavo registrando. Adesso penso abbia smesso. Ok, comunque dopo vediamo bene tutto. Finalmente usciranno dei video decenti, perché in teoria domani mi arriva anche la moto, se Dio vuole. Quindi la useremo poi in pista, in moto. Va bene, qua c'è il cavetto per ricaricarla, che tra l'altro mi pare sia il cavo dell'iPhone. Forse no. Ah, ce l'ho lì. Aspetta che però. No, scherzo, è più grosso, non è dell'iPhone. Va bene, e quindi questo, top. Mi piace. Piccolina, pesantuccia, ma senza esagerare, cioè nel senso alla fine leggera, però si sente che dentro c'è tanta roba. E va bene. Poi andiamo a vedere gli accessori. Poi vi dico anche quanto ho speso. Anzi, stoppate qua il video e scrivete nei commenti secondo voi quanto ho speso per uno e due. Quindi i supporti più scusate, tutta la fotocamera e i vari accessori. Allora, eccoci qua. Ecco qua, il motivo per cui ho preso questi accessori qua è, ripeto, perché non mi fidavo tantissimo di questo supportino qua, no? Che sì, puoi mettere un po' dove vuoi, dicono che, avevo letto che in pratica questo silicone che si attacca un po' dappertutto che c'è sotto, se per caso si sporca così che non attacca più bene, basta lavarlo, passarci dell'acqua sopra e lui si attacca di nuovo. Io ho preso questi per precauzione, così almeno siamo sicuri, no? Questi qua sono degli adesivi, quindi questi qua sono gli adesivi e questi qua sono i supporti, quelli che avete presente anche che si usano sulla GoPro, ok? Di modo tale che posso metterli sul casco, sulla moto. Adesso vedo un po' dove posso metterli, voglio metterli. E questo qua è il supportino da metterci poi sopra, tac, lo vado ad inserire poi qua dentro. Sicuramente lì sotto ci sono le viti dilettate, guardate qua. Voilà, lo vado poi a inserire qua dentro. Voilà, così lei poi sta bloccata. E insomma, su questa cosa qua, che sapete, no? Questi adesivi qua sono quelli che gli attacchi, non li stacchi più. Mi fido di più, ecco, mi fido decisamente di più. E quindi niente, questo è tutto. Adesso proverò a fare qualcosina, so che c'è l'applicazione, c'è un sacco di cose da usare anche sul telefono, quindi niente, usciranno dei video prossimamente, moto, forse anche qualcosa di macchine, go-kart, adesso vediamo un po' come riesco a organizzarmi, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, è stata una cosa breve, rapida, però era giusto per farvi vedere un attimino la telecamera, e lo userò prossimamente per fare dei video, li metterò qua sul canale, quindi magari se vi interessa l'ambito delle moto, macchine, motori, queste cose qua, iscrivetevi, così rimarrete aggiornati quando pubblicherò qualcos'altro, e niente, condividete il video, mettete mi piace, fate un po' quello che vi piace. Ciao.